però com'è che successe che noi poi da Lumbilà andammo a Gorongorone? Ogni 3 secondi un bambino muore a causa della fame, della mancanza di acqua e di cure mediche. Shalom io lo conosco, sono stato in Africa con i suoi volontari. Dal 1974 ha fatto scuole, case famiglia, orfanotrofi, panifici e ostelli da far gestire alle popolazioni locali. Sostieni il movimento Shalom con il 5 per 1000. Non ti costa nulla e darai una mano a milioni di uomini, donne e bambini. Sulla tua dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale in sovraimpressione. Movimento Shalom, aiuta chi aiuta. Buongiorno a tutti e grazie di essere qui stamattina. Non c'è un microfono, per cui occorre stare un po' in silenzio, ma non ci sono problemi. Questa sala ha sempre accolto bene questi incontri. Quello di stamani è un incontro a cui teniamo molto, il Movimento Shalom tiene molto, ed è un incontro promosso grazie a un'associazione importante di Firenze, ma che lavora in tutti i paesi, anche appunto nel mondo, che si chiama Nosotras. Poi vi sarà presentata, avrete modo di conoscerla. Questo incontro è promosso insieme a tutta una serie di realtà, soprattutto religiose, della Toscana. Non ve le sto a presentare, tanto ne vedrete la sequenza nei vari interventi. La mattinata sarà coordinata da Romina Gobbo, una giornalista importante, che è venuta qua per presentare questa giornata sulla MGF, le mutilazioni genitali femminili, nel loro rapporto anche trasversale alle varie religioni, alle varie comunità, e quindi qualcosa di particolarmente interessante. Il titolo della giornata è Il lento processo egualitario del pianeta donna. È un titolo che abbiamo elaborato insieme a Monsignor Andrea Cristiani, che adesso è in Africa, quindi non è potuto essere qui, ma saluta tutti con grande affetto. Ed è un titolo, secondo me, abbastanza azzeccato, anche se alcune donne, ho visto su Facebook, lo hanno giustamente contestato. Ma è un modo per dire che cosa? Per dire che il processo egualitario tra donne e uomini è ancora da avvenire, per cui era qualcosa che voleva dire questo. Voleva dire questo anche rispetto a un processo abbastanza, a una pratica abbastanza diffusa, soprattutto in Africa, ma che, come sapete, coinvolge anche la nostra regione, la nostra nazione, per tanti motivi. Secondo me è un discorso che può essere allargato a tante altre cose che non sono la stretta mutilazione genitale femminile. È qualcosa che va al di là di quella che è la mutilazione genitale femminile e del suo significato. Oggi, ho subito finito, scusatemi se mi sono dilungato, oggi avremo testimonianze di vario tipo. Voi vedete, per fortuna, il pubblico è molto vario, soprattutto come colore della pelle, come provenienza, e quindi avremo testimonianze che allargano molto il problema appunto in discussione. Parola a Romina Gobbo, che appunto presenterà la giornata. Grazie a tutti. Diffusi, perché sono davvero
importanti, insomma mi pare che qui a Shalom, come dire, si agisce in maniera un po' informale, no? Allora io intanto volevo ringraziare proprio Shalom, volevo ringraziare l'associazione Nosotras e il comune di Fucecchio che mi hanno invitato. Allora, con il primo, con Shalom, ci conosciamo. Ci conosciamo perché feci una relazione a uno dei loro incontri del primo di maggio su social network e pace, quindi insomma abbiamo una conoscenza anche di qualche anno, poi io un po' li ho seguiti anche con Famiglia Cristiana. Infatti, come dire, seguo quel pensiero anche Don Andrea in Sud Sudan, che è una realtà che io conosco e che è in questo momento particolarmente difficoltosa. L'associazione Nosotras non la conoscevo, ho dato un'occhiata sul web a quello che fanno e mi sembra molto interessante, no? Questa, come dire, unione interculturale di donne italiane e donne straniere che lavorano per le donne. Io penso sempre che insomma donne che lavorano per le altre donne sia un pochino la cosa migliore, ecco. Mentre per quanto riguarda il comune, poi faccio intervenire l'assessore. Volevo soltanto una parola proprio su di me, non sono una giornalista importante come ha detto, sono una giornalista che lavora in questo momento in particolare per Famiglia Cristiana, Avvenire e Credere. Mi occupo soprattutto di aree di crisi, quindi Medio Oriente, Africa subsahariana, anche se, come dire, è una vecchia definizione ormai aree di crisi, perché oggi con quello che sta succedendo non sappiamo più quali sono le aree di crisi, no? È un po', come dire, diffusa questa cosa. E mi occupo in particolare di diritti umani, delle donne, dei minori, diritto umanitario internazionale e di Islam. Sono una studiosa delle problematiche legate al mondo islamico. Allora, adesso facciamo prima i saluti, come sempre si fa, per cui inviterei Sandro Buggiani, assessore alle politiche sociali, salute, sanità, immigrazione, cooperazione internazionale e pari opportunità del Comune di Fucecchio. Li ho detti tutti? Perché dico, lei c'ha un sacco di impegni veramente. Allora, io ringrazio dell'invito e mi fa piacere essere qua, vi porto i saluti ovviamente anche del sindaco e della giunta. Come è stato detto, appunto, mi occupo di diverse tematiche, però diciamo in questo momento, come vedete anche intorno a voi, il problema delle politiche sociali, quindi delle persone che sono in difficoltà economica, che perdono il lavoro, che quindi conseguentemente hanno problemi anche relativi alla casa, è ovviamente un tema centrale. È un tema al quale l'amministrazione comunale insieme poi all'associazione del territorio cerca di dare una risposta, ma come ben capite, ben sapete, il problema è molto forte, quindi diciamo sono impegnato per nel mio piccolo, per quello che un comune può dare in queste tematiche, ma mi interessa molto e appunto anche come delega da questo mandato anche delle pari opportunità. Il tema che trattiamo questa mattina è un tema importante. Solo poche settimane fa abbiamo celebrato anche qua nel comune di Fucecchio, come in molti altri comuni, ovviamente in tutto il mondo, la giornata internazionale della donna. Quindi non la festa della donna, ma un momento che vuole essere anche di riflessione, di approfondimento anche su quella che è la situazione della donna nel mondo e nelle nostre società ovviamente. E nel nostro caso, nel caso di Fucecchio, c'è stata una partecipazione importante da parte di molte associazioni, rappresenta appunto anche il movimento Shalom, e quindi lo sforzo che è stato chiesto da parte delle associazioni del territorio era proprio quello di fare una riflessione su quello che è il ruolo oggi della donna e come si immaginavano una giornata dedicata a questa tematica. Spesso oggi quando si celebra la giornata internazionale della donna si confonde con la festa della donna e quindi diventa un momento non di riflessione ma un momento di festeggiamento, insomma, che ci sta, che va bene, ma che non è accompagnato da quella che è invece la reale condizione della donna all'interno della nostra società. Ora, c'è da dire che per quanto riguarda la mia generazione, le generazioni poi future, penso che molta strada è stata fatta sui temi dei diritti, ma molta ce n'è ancora da fare, sia nel mondo ma anche nel nostro piccolo, in Italia, nel nostro comune, perché le differenze, quindi le pari opportunità, non è un caso che ancora oggi c'è bisogno di un assessorato alle pari opportunità. Ora, nel mio caso spesso sono un uomo che si occupa di pari opportunità, spesso sono delle donne, però anche questo è un passaggio importante, perché quando si parla di pari opportunità non bisogna parlare e riferirsi solamente a un qualcosa che riguarda la donna, no?
ma anzi è un qualcosa che riguarda in primo luogo il maschio, anche l'uomo, perché se ci sono delle discriminazioni, queste vengono fatte, ovviamente sono autodiscriminazioni che sono anche culturali, che ci portiamo dietro e che quindi anche le donne portano avanti e conservano e tramandano da generazione in generazione. Però grossa responsabilità è anche da parte del genere maschile, no? E quindi è importante, penso, che un assessore, in questo caso io, un uomo, si occupi di pari opportunità. Per quanto riguarda le mutilazioni genitali femminili, è un tema che mi interessa, è importante, che non conosco ovviamente in maniera approfondita, però per questo ci sono poi altre persone che interverranno ovviamente dopo di me. In questi giorni mi sono letto e mi sono visto un pochino anche di dati, della situazione anche che c'è a livello mondiale, insomma, anche i numeri. Ci sono diversi rapporti, ho visto il rapporto anche dell'UNICEF. Però la cosa importante che ci dobbiamo dire è che è un qualcosa che riguarda non solo, non è un qualcosa che è fuori da noi, fuori dai nostri confini, ma con le migrazioni che ci sono state, è un qualcosa che riguarda anche noi da molto vicino. Si parla che in tutto il mondo oltre 100 milioni di donne hanno subito, appunto, subiscono mutilazioni genitali. Dovute soprattutto a credenze che però riguardano poi direttamente i diritti delle donne stesse, da tutelare il diritto alla salute, il diritto a non subire violenze. Quindi si apre uno scenario importante che non riguarda solamente, appunto, l'Africa o l'Asia sud-occidentale, ma che ci riguarda anche noi come Europa. Quindi io reputo che sia fondamentale questa mattinata che è stata fatta, appunto, è stata organizzata, proprio sensibilizzando quella che è la cittadinanza, ma anche le associazioni presenti sul territorio, perché è un qualcosa di culturale, no? Quindi che ci riguarda da un punto di vista culturale. Quindi le attività di formazione, l'istruzione, l'informazione, la sensibilizzazione sono tematiche e sono aspetti fondamentali che dobbiamo fare. Ripeto, ognuno nel proprio piccolo può dar vita a un cambiamento che ancora nei fatti non c'è. Quindi io non voglio rubarvi, appunto, altro tempo, vi ringrazio dell'invito che mi è stato fatto e io penso che questa sia davvero un'opportunità per tutti noi di conoscere un tema di cui ci sarebbe bisogno di parlare molto e di approfondirlo, che spesso magari spesso non abbiamo l'opportunità di farlo, e quindi va accolta questa mattinata. Ringrazio per questo il Movimento Shalom, Nosotras, tutte le altre associazioni, tutti gli altri rappresentanti che anch'io non nomino perché mi scorderei ovviamente qualcuno di essi, e vi riporto ancora il saluto da parte di tutta la giunta. Grazie ancora. Un uomo che si occupa di donne che sta alle pari opportunità, benissimo, perché in effetti io prima dicevo donne per le donne, perché in alcuni paesi effettivamente è più facile che una donna riesca ad avvicinare un'altra donna, però che vengano gli uomini, perché effettivamente nelle giornate, nelle iniziative delle giornate internazionali delle donne, piuttosto che il 25 novembre quando c'è la giornata contro la violenza, di uomini se ne vedono pochi, ma in realtà ovviamente la responsabilità di tutto è chiaramente condivisa, quindi siamo felici di questo. Allora adesso invece farei intervenire Elena Baragli, che è vicepresidente dell'associazione Nosotras, che ci racconta un pochino da dove viene l'iniziativa di oggi, come è nata, ci dice due parole intanto sulla sua associazione, cominciamo a conoscerli, che se non sbaglio, io l'ho letto, diventa oggi maggiorenne, compie oggi 18 anni. Sì. Shalom, ma in particolare Maria Grazia Casciagli e Andrea Mancini, che hanno lavorato solo per questa giornata, e si vede i risultati, insomma, anche da un punto di vista della presenza. Questo è un territorio che ci è molto caro, e ringraziamo l'assessore Buggiani che ci ha ospitato in altre occasioni di collaborazione sul territorio. Ringrazio anche nell'occasione la dottoressa Rossella Boldrini, con cui come Società della Salute abbiamo lavorato molto, perché questo è un territorio in cui, appunto, l'incidenza della popolazione target rispetto al tema delle mutilazioni genitali femminili è la più alta rispetto a tutta la regione toscana. Cioè
quelli che sono i paesi target, cioè della popolazione a rischio di mutilazione genitale femminile, per quanto riguarda la regione toscana, abitano qua in senso ampio, parlo non solo di Fucecchio ma della cosiddetta zona del cuoio, all'interno della quale tanti lavoratori, tante famiglie di origine straniera risiedono e abitano. Ecco perché giustamente anche l'assessore diceva che il problema non è laggiù nei paesi dove le MGF vengono praticate, ma la questione ci riguarda tutti, ci riguarda integralmente come società multiculturale che viviamo. Io penso che il tema di oggi, poi su questo non entro perché ovviamente il mio compito oggi come associazione era quello di presentarvi, non so se lo faccio ora, Romina, tu o dopo, presentarvi diciamo una panoramica soprattutto di quella che sono i dati della diffusione dell'MGF nel mondo e la loro trasversalità a tutte le religioni. Io non commento, nel senso, abbiamo fatto una scelta anche come associazione oggi, cioè quella di dare un po' per scontato la complessità del tema delle mutilazioni genitali femminili nelle sue sfaccettature, perché appunto si tratterebbe di entrare in temi di carattere culturale, quindi andare a quelle che sono le motivazioni che stanno alla base di questa pratica. Si tratterebbe di vederne, come dire, i risvolti sanitari, si tratterebbe di entrare nel merito della legge in Italia, cosa dice. Non si può, per quanto ci riguarda in questa sede, affrontare tutto, ma il focus che ci interessava veramente approfondire oggi era quello proprio della trasversalità religiosa, cioè una pratica che precede tutte le principali, le grandi religioni monoteiste, e precede anche alcune forme di animismo che appunto in qualche modo è dappertutto nei paesi, appunto, dove si va dall'animismo alla religione cattolica, all'Islam, religione che viene in questo momento particolarmente messa sotto l'occhio del mirino, e lo è non solo in generale per quelle che sono appunto le cosiddette aree di crisi. Interessante la definizione di Davide, che è dappertutto, no? Non siamo sicuri da nessuna parte ormai, però sul tema MGF sappiamo che l'Islam è un po' messo, no, come sorvegliato speciale, quando invece sappiamo che tendenzialmente nessuna religione incoraggia l'MGF. Ciò nonostante c'è un'ambiguità della convivenza dell'MGF in tutte le regioni. Su questo poi non entro, se la Sara mi dà una mano magari. Magari su questo lo facciamo dopo. Finisco il giro di saluti così. Solo una parola, siccome la Maria José Caldés, la referente del Centro di Salute Globale, oggi non è potuta venire per altri impegni, l'iniziativa si inserisce però in un progetto finanziato dal Dipartimento delle Pari Opportunità e di cui in Regione Toscana è titolare il Centro di Salute Globale. Questo per sì, era un po' questo, no, per inquadrare il contatto. Sì. Benissimo. Adesso darei la parola per il saluto al padrone di casa, al Presidente Shalom, Gabriele Grocchi. Vabbè, buongiorno a tutti. Piacere allora un momento ospitarvi, e anche perché sono temi che riguardano anche quello che sono i principi su cui si basano tante nostre attività. L'attività a livello di cooperazione internazionale viene svolta prevalentemente nei paesi africani da parte nostra, quindi sono situazioni che conosciamo e che abbiamo vissuto e cerchiamo nel nostro piccolo, ecco, di proporre una soluzione che è quella di portare in questi paesi la cultura, quindi poter realizzare delle scuole, l'assistenza sanitaria e diciamo dargli la possibilità di una nutrizione e acqua potabile. Sono diciamo le cose pratiche che in questi paesi abbiamo sempre realizzato e continuiamo a sostenere. Riteniamo che la cultura e poter dare la possibilità a queste persone di elevarsi a livello culturale sia la base di tutto, perché uscire dall'ignoranza è diciamo
l'unico modo, l'unica soluzione per far prendere coscienza di tante cose. Ascolto volentieri ora tutto il dibattito, è un argomento che non conosco, ma soltanto così, ecco, a livello superficiale. E niente, lascio la parola ora agli addetti ai lavori e buon lavoro a tutti. Grazie. Già quello che sarà il focus, no? Queste mutilazioni genitali femminili. In realtà però il titolo di oggi è questo lento processo egualitario del pianeta donna e integrità nel corpo e nella vita. Quindi in realtà un discorso ancora un pochino più, più generale e più ampio, no? E perché facciamo questo alla luce delle varie religioni? Beh, intanto perché siamo in una società pluralista, magari qualche decennio fa questa cosa ancora non ce la ponevamo davanti, no? Perché eravamo in linea di massima cristiani cattolici, quindi tutti avevano un po' una visione. Adesso questo c'è. Ed è molto interessante come ciascuna religione, come dire, vede il corpo, vede il fisico, in particolare per quanto riguarda la donna, che è sempre un po' la questione, no, più delicata, la maternità, la gravidanza, ma sono molte altre poi le questioni che si pongono, perché per esempio il discorso relativo ai regimi alimentari, no? Noi sappiamo che l'Islam parla di cibo halal, che ha tutta una serie di norme igieniche particolari, dall'altra parte ci abbiamo gli ebrei con il kasher, quindi già questo fa la differenza, no? Quanto questo tipo di cibo fa bene o non fa bene al corpo. Ma poi per esempio c'è la questione della morte, il testamento biologico, anche questa è una questione che riguarda le varie religioni, il trapianto, trapianto sì o trapianto no. Quindi in realtà direi che materia di discussione ce n'è veramente tantissima, e poi i vari referenti ci daranno la loro opinione e come ogni religione appunto affronta questo e come vede appunto il corpo, anche se devo dire che in linea di massima direi che l'elemento che le unifica tutte è che effettivamente tutte quante parlano di rispetto per il corpo, poi vedremo come. Io adesso vi volevo per 5 minuti tediare un attimino, perché la questione della salute è una questione che arriva da molto lontano. Ora, fare la storia mi sembra un pochettino troppo lunga, ci vorrebbe una settimana, però 2-3 punti li fissiamo e cominciamo a parlare in maniera seria dal dopoguerra, cioè da dopo la seconda guerra mondiale, perché con quello che successe in quel frangente l'uomo si pose tantissimi problemi, tra cui appunto questo della salute. Le Nazioni Unite, la prima cosa che fanno, e quindi siamo al 45, è fondare World Health Organization, che è, come dire, un'associazione che dà la prima definizione di salute in maniera completa, cioè la salute è un benessere fisico, ma è anche un benessere mentale, quindi una definizione completa. Andiamo avanti, sempre in questi anni, nel 48 abbiamo la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, e qui l'articolo 25 dice: ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute, il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali necessari. E poi, eccola qua, la maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure d'assistenza. Questo è particolarmente importante perché? Perché noi quando parliamo di diritti umani parliamo di diritti fondamentali, quindi tutto quello che ha a che vedere con la vita, con i bisogni spirituali, con i bisogni materiali, parliamo di diritti universali, che vuol dire uguali per tutti, cioè una persona che nasce, che cammina su questa terra, ha questi diritti. Parliamo di diritti inviolabili, cioè nessuno me li può togliere, e questo vale la pena di ricordarlo, no? In questa società che cerca sempre, come dire, di scaricare un pochettino tutto sull'immigrazione, no? E poi indisponibili, e anche questo è particolarmente importante. Indisponibile vuol dire che neppure la persona stessa può dire no, io rinuncio a quei diritti, e qui si apre nella società di oggi tutta quella tematica riguardante per esempio l'eutanasia. Tutta questa cosa della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani viene poi, come dire, tutelata ulteriormente dal Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali. Questo è un trattato delle Nazioni Unite, e qui è interessante perché viene ratificato da tutti gli stati che ci sono nelle Nazioni Unite, che sono 193 su 196 stati in totale che ci sono nel mondo, quindi veramente un sacco di
di stati, e che anche, come dire, obbliga poi questi stati sia a dire rispettiamo il diritto alla salute, ma anche li obbliga, nel momento in cui questo diritto non venga rispettato, a fare delle sanzioni. Attualmente all'interno del sistema delle Nazioni Unite chi si occupa di salute è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quella conosciuta anche come OMS, come acronimo, no? Che ha la responsabilità primaria di preparare e supervedere le misure internazionali concernenti il diritto alla salute e il coordinamento del lavoro sanitario in ambito internazionale. E che cosa ci dice l'OMS? Ci dice che il godimento del livello di salute più elevato possibile è uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano, senza distinzione di razza, religione, credo politico, condizioni economiche e sociali. Quindi cominciamo un pochettino a delineare il piano all'interno del quale stiamo lavorando. Dopodiché arriviamo alle nostre donne, e perché la questione delle donne è una questione particolare. E allora cominciamo veramente a parlare di parità di salute anche per la donna con la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne. Questa è in vigore dagli anni '80. E dice, gli stati parte prenderanno tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nel campo delle cure sanitarie, al fine di assicurare loro, in condizioni di parità con gli uomini, i mezzi per accedere ai servizi sanitari, compresi quelli che si riferiscono alla pianificazione familiare. Gli stati parte forniranno alle donne durante la gravidanza, al momento del parto e dopo il parto, i servizi appropriati e, se necessario, gratuiti ad una alimentazione adeguata sia durante la gravidanza che l'allontanamento. Poi di carte e di convenzioni ce ne sono altre, perché ovviamente il cammino dei diritti, come dire, va avanti, no? Ma il problema qual è? Il problema è che una cosa sono le norme e poi una cosa è che queste norme vengano applicate, no? Per vari motivi. Ora noi oggi facciamo molto riferimento ai paesi, diciamo, le famose aree di crisi o paesi in via di sviluppo, come vogliamo chiamarli, no? In Africa, dove sicuramente i problemi sono molto presenti, però in realtà ormai, diciamo, questa cosa la vediamo un pochettino dappertutto. Tra l'altro io, che sono molto affezionata all'Africa, mi dispiace molto dover parlare di queste situazioni, no? Perché effettivamente si parla poco in senso positivo di Africa, no? Se ne parla sempre in senso di mortalità, non istruzione, eccetera. Quindi ecco, oggi siamo un po' costretti dall'argomento della giornata, però insomma teniamo presente che l'Africa ha anche molte cose belle, insomma, di cui si dovrebbe parlare di più. Vi racconterò com'è che è successo che noi poi dall'Umbilà andammo a Gorongoron. Viva la pap, 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 col pomo, pomo, giorno.